Allora, siamo sul set più magico, che è quello del Paradiso delle Signore, all'anteprima dell'ottava stagione, in compagnia di Chiara Russo. Ciao Chiara. Ciao a tutti, ciao. Come stai innanzitutto? Stanca? Stanchissima? Stanca, abbiamo iniziato 2 mesi fa quasi, però siamo già un po' stanchi, però siamo molto entusiasti e ci siamo già divertiti tanto, assolutamente no. Sì. Sì, mi fa male il piede perché ho fatto anche una scena di corsa, non vi dico perché e per come, quindi delle scene anche molto più dinamiche di stanza. Eh certo, perché quest'anno arriverà tutta la tua famiglia dal sud che verrà da te e ti stravolgerà sicuramente i piani, cioè, immagino, o no? Ma sicuramente verrà raccontata e verrà approfondita quella parte, quel lato familiare di Maria che non veniva raccontato, almeno non in questo modo qui. Sarà interessante vedere come si rapporterà il papà, la mamma, la sorella più piccola, e tanti avvenimenti li porteranno un po' a dei confronti, scontri che saranno anche interessanti da sciogliere. È stato molto divertente perché abbiamo avuto delle scene molto intime, molto, molto fighe, molto belle. Non vedo l'ora di vederle, se non le ho viste. Le vedremo tutti dall'11 settembre, le vedrà anche lei con noi dall'11 settembre. L'ultima domanda che faccio sempre a tutti i miei ospiti di Grande Liga Serie è un consiglio per tutti coloro che hanno una grande passione, un grande sogno, ma che hanno paura di buttarsi o perché sentono magari le voci dei parenti, degli amici che dicono ma che ti butti a fare, fai qualcosa di più stabile, fai qualcosa di più concreto. Tu, dall'alto della tua, insomma, della tua esperienza, ragazzi, qualsiasi cosa ti passa nella testa. Intanto sei molto gentile, poi io penso che bisogna intanto ascoltarsi e capire veramente che cosa si desidera, che cosa si sogna. Dopodiché provare a superare i limiti, quantomeno quelli che si è deciso che siano i nostri, non so come dire, a volte poniamo noi stessi dei limiti al nostro percorso, a noi stessi, invece probabilmente possiamo anche superarli e arrivare oltre, e provandoci ogni giorno forse riusciremo a raggiungere dei risultati diversi rispetto a quelli che pensavamo di poter ottenere, di poter raggiungere. E lei è nell'esempio, ragazzi, grazie mille Chiara, grazie. Un saluto a tutti e alla prossima. Ciao. Bacio, ciao!